Così no. Così non lo accetto assolutamente. Assolutamente no. Io da oggi lo dico. Non mi sono mai schierato contro i liberali in maniera abbastanza aggressiva. Gli dico soltanto una cosa però, di aggiustare le cose molto 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 alla svelta. Perché la mia pazienza ha un limite, la nostra pazienza ha un limite come tifosi, e quello che abbiamo visto oggi in campo ad Ascoli è veramente terribile. Perché una squadra che con quattro attaccanti non riesce a fare un'occasione da gol, segnando soltanto su un errore del portiere loro, è preoccupante. È seriamente preoccupante, ragazzi. Partiamo col dire che è stata una partita in cui abbiamo avuto degli episodi molto molto a sfavore, per quanto mi riguarda, perché abbiamo giocato una prima mezz'ora tutto sommato discreta. Non un buon primo tempo come il Brescia, non un pessimo primo tempo come la gara col Bologna. Una gara tutto sommato accettabile. Poi arriva la cazzata di Radunovic. Di Radunovic, solo di Radunovic, perché lì Capradossi copre benissimo l'uscita del portiere. Radunovic che esce in ritardo palesemente, pesta il piede del difensore dell'attaccante, scusate, dell'Ascoli, calcio di rigore trasformato da Dionisi. Poi arriva il secondo tempo. Liverani inserisce Millico e Lapadula, attacco a 4 con Luvumbo e Pauletti che erano già in campo. Ragazzi, non abbiamo fatto niente. Cioè, con il cambio in sé non è servito a nulla, perché la squadra non è cambiata di una virgola. Sterilità, possesso, passaggio orizzontale, e abbiamo sofferto i contropiedi. Come cani, ma come cani. E proprio sul contropiede abbiamo preso il gol del 2-0. Al secondo tiro in porta. Secondo tiro in porta. Due tiri in porta ha fatto l'Ascoli oggi. Due tiri in porta. Io mi ricordo due tiri in porta. Non mi venite a dire che l'Ascoli ha giocato una partita in cui ci ha messo sotto, perché non è vero. Non è vero, probabilmente non l'avete vista la partita. Un arbitraggio, permettetemi di dire, non a livello. Un arbitraggio di livello veramente scandaloso, c'era almeno un'espulsione andava data molto molto prima, perché tra Luvumbo e Nandez non so chi aveva preso più botte oggi, probabilmente Luvumbo di più, tra l'altro anche mezzo episodio di calcio di rigore negato a noi, non su Luvumbo perché quello su Luvumbo non c'è, è un intervento non so come abbia fatto ma pulito. Nel secondo tempo invece c'è una trattenuta bella vistosa su Dejola, perché è palese, è una trattenuta vistosa. E quello io almeno l'avrete visto. Però fate come volete. Se volete far retrocedere il Cagliari, se volete farci retrocedere in Serie C, non lo so. E però, adesso, la domanda che io porrei a Liverani, se fossi un giornalista, forse lo sarò un giorno, speriamo. Mister, ma tutto questo lavoro in settimana, che sicuramente sarà molto divertente, perché vedo comunque dai post che vi divertite tutti quanti, ma e lavorate sodo a quanto pare perché siete sempre sudati. Ma il motivo di tutti i weekend, di questa sterilità offensiva, questa difficoltà ad arrivare davanti alla porta, da dove parte? Da dove nasce il motivo di tutto questo? Io vorrei una risposta da Liverani. Io vorrei una risposta perché non è possibile. Non è tanto poi la questione di quattro attaccanti oggi, perché anche con tre attaccanti puoi essere sterile, anche con quattro attaccanti puoi essere sterile, anche con cinque attaccanti puoi essere sterile. Ma ragazzi, io da quello che vedo in campo non c'è un collegamento tra centrocampo e attacco. Non c'è mai un passaggio in verticale, non c'è mai un passaggio filtrante, non c'è mai un movimento per saltare la linea difensiva. Un lancio così in verticale, non c'è niente, c'è soltanto questa transizione destra-sinistra, così, destra-sinistra, passaggio in orizzontale e tentativi di cross. Poi segnassimo sempre, segniamo ogni 50 cross, 100 cross, non lo so. Poi non è che gliela buttiamo sempre in testa, Pavoletti, perché il cross ovviamente può uscirti alto, può uscirti basso, può uscirti così, cioè
Dobbiamo trovare. C'è poco, c'è veramente poco. È sterile questo Cagliari. Cioè adesso non mi ricordo una partita in cui abbiamo segnato più di 2 gol in questo campionato. Adesso sto provando a ricordare i risultati, ma non mi sembra di ricordare una gara in cui abbiamo segnato più di 2 gol. Perché io ricordo il 2-0 contro il Benevento, ricordo la gara vinta col Cittadella, la gara vinta col Modena 1-0. Io in questo momento, forse a memoria, forse mi sbaglio, ma non abbiamo segnato più di 3 gol a partita. La gara in Coppa Italia col Perugia, ecco quella, abbiamo segnato 3 gol, tra l'altro 3 gol tutti su calcio da fermo, e basta. Adesso non ricordo altre occasioni in cui abbiamo segnato più di 2 gol. Ed è preoccupante ragazzi, ed è preoccupante anche il fatto che abbiamo 2 gol a stasera, 2 gol nei nostri due migliori giocatori offensivi, nei nostri due bomber. Pavoletti, la Padula, un gol a testa, ragazzi. Un gol a testa. Non so cosa dire. Non so cosa dire. Ripeto. Liverani, mister. Io non ti sono mai andato contro in maniera totale. Sì, ci sono state delle occasioni in cui avrei agito in maniera diversa, fossi stato in te. Ci sono state delle occasioni in cui ti ho criticato in maniera però costruttiva. Non ho mai voluto distruggerti come allenatore perché mi sei sempre sembrato. E mi sembri un allenatore con delle idee, almeno teoriche, interessanti. Però quello che si vede in campo, ormai da qualche settimana a oggi, non ci fa ben sperare. Così come non. A me personalmente la vittoria di Brescia, per esempio, non mi fa ben sperare. Non mi ha fatto ben sperare. Cioè, ok, sì, è una vittoria, dà morale, tutto quello che vuoi. Anche il pareggio di Genova. A chi è che dà morale un pareggio del genere che ti sei difeso 90 minuti? Anche la gara col Brescia che hai fatto un secondo tempo. Non ti dico di che cosa perché dovrei dire una cosa brutta. Cioè, da dove la prendi questa fiducia, questa sicurezza? Non ce n'è sicurezza. La sicurezza la devi trasmettere tu in allenamento a questi giocatori che devono scendere in campo con due palle così. Con due palle così e fare qualcosa, fare qualcosa davanti, perché in difesa va bene. Oggi abbiamo preso 2 gol che fanno ridere, perché cioè, Lascoli ha avuto palesemente, ha avuto culo Lascoli. Cioè, diciamo, ha fatto due tiri in porta, ha fatto due tiri in porta. Un calcio di rigore è un'occasione in cui. Però non possiamo sempre dire è che sfortuna. Non possiamo dire che è colpa del campo, perché anche il campo non era granché, ma vabbè. Non possiamo dire questo. Non possiamo sempre. Cioè, cosa siamo, Mazzarri? No. Tu devi prenderti le tue responsabilità, perché in allenamento probabilmente non si sta facendo quello che si deve fare realmente. O in allenamento non lo so, magari sono tutti quanti Messi e Ronaldo, sembrano tutti quanti dei fenomeni, poi arrivi il sabato, la domenica in campo e sei così. Il lunedì in questo caso, e sei così. Sei sterile, completamente sterile. Cioè, oggi chi si salva dei singoli? Nessuno, quasi nessuno. Altare, che non ha praticamente sofferto nulla, è incolpevole sia sul gol del 1-0 che sul gol del 2-0. Capradossi, sul secondo gol forse c'ha delle colpe, però tutto sommato ha fatto una prestazione sufficiente, secondo me. Radunovic, tra i peggiori in campo, assolutamente. Makumbu, che colpe gli vogliamo dare a Makumbu? No, è il giocatore che quando si tratta di attaccare è più inutile. Quando si tratta di gestire il pallone è anche bravo. Cioè, secondo me Makumbu non ha colpe oggi. Nandez è stato tutto sommato abbastanza intraprendente anche oggi. Ci ha provato almeno. Ci ha provato. Di Pardo continua a non vederlo particolarmente negativo. Ma ciò che conta, raga, sono i giocatori che stanno lì davanti. Cioè, non si crea nulla. Non si crea nulla. Siamo sterili. Siamo sterili. Forse lo intitolerò così il video. Siamo sterili. Vabbè. Non lo so. Ci vediamo domani probabilmente con le pagelle. Forza. Caso tu sempre. Speriamo bene, raga. Speriamo bene davvero. Ciao ciao.